Lo senti il campanello? No. Lo senti? Adesso sì. Chi viene? Non lo so. La buon costume? So. Quando la tarde languide serena se la sombra e la che tu lo scaffetta no. Ma no, questa è una sorpresa. Chi è là? Ciao, ci rivediamo tesoro. Dopo un sacco di tempo. Ma che piacere. È successo amore, di tutto. Ciao, prima che mi sono sei contento fantastico. Di vederti. Guarda che bel momento. Che nel letargo della noce parece gemir. Io sono felice che tu hai visto sia che venuto, bella casa. Giuro. Che è. Bella. Bella, sono è proprio elegante, chic. Perché poi sai, Iva fa parte molto. Della mia vita. E quel mostro quale... lì cos'è? Quello è naturalmente un gorilla, no. Sì. Il quale sa tutto di me, quelli che arrivano, quelli che vanno, però non parla, però è talmente bello al mattino quando mi alzo, sono anche triste, vado da lui, lo guardo e dico che cosa devo fare. E lui ti dice, guarda me, tu sei bello al mio confronto. Iva, senti, non no, ci conosciamo. Posso interromperti? Dimmi, tutto, amore. Mi puoi chiedere tutto, ma non di cucinare con me. E neanche a me, non chiedono no, neanche no, a me. No, se guarda. Se volete, io vedo che io ci faccio sono tutto, le cose che io desidero. Adoro. Basta che non c'è ma aglio. Ma tu devi mangiare, però. Sì, devo mangiare. No, ascoltami. Dobbiamo... Né aglio né cipolla. No, va bene, ok, io ci vado. Né prezzemolo né basilico. Questo è un piatto che ve lo consiglio davvero, a parte gli scherzi. Sì. Quando arrivate a casa che siete soli, perché voi due siete noi soli. Noi siamo single. Come due no, cani. Io non siamo... sono no, solo. No, tu sei solo come un cane. Tu arrivi a casa, lo prepari in 5 minuti. Sì. Prego. Mentre cuoce la pasta io preparo il condimento. Ah, stupendo. Così ti posso fare qualche domanda? Amore, tutto guarda. Yes. Yeah. Beh, la padella va bene, no? No, la padella va benissimo. Gli spaghetti. Gli spaghetti sono qua. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Il fuoco. È acceso, te danno, aspetta che te lo devo accendere. No, ma ci sono... No, è pieno di mosche. No, a me serve appunto. La cosa che mi dispiace... No, non dove pensi tu, mi appunto nel naso. A me una volta veloce, è successo a me, durante sono andata a vedere Britney Spears, ti giuro, una zanzara sì? Mi ha morso proprio là. Scusami, Iva, adesso tu cucini, ma siccome Piero sì. È pazzo per le carote... Io amo le carote, come le carote, i cavalli. Ecco, bravo, come i cavalli. Guarda, no, a te non serve la carota? No. Cosa niente. Hai bisogno tu? Io ho bisogno... No, perché io gliela pulisco... Te l'ho già detto, il burro. Il burro c'è apri, già? Fai qualcosa anche te. Sì. Apri il burro. Hai messo il sale? Amore, no, non ancora. Aspettavo io metto, te, scusa. Io metto il sale. Guarda che meraviglia, l'idraulico, che cosa ha fatto, Piero? Cosa puoi ha fatto? L'idraulico, guarda che meraviglia. Questo, quello che è stato, perché Dolores si è partita con questo qui, è venuto l'idraulico per aggiustarmi questo benedetto è un classico, tubo. Guarda sai. Che meraviglia, guarda. Guarda c'è Iva, guarda che chic, fai così, poi fai così. Guarda che bello. Poi tiri su. Sì, appunto, poi è quello che fanno tutti praticamente. Cioè, tutti i rubinetti, rubinetti del mondo. If you can't make your mind up, we'll never get started. Miva, una cosa ti volevo chiedere. Sì. Noi siamo molto amici da tantissimo tempo. Sì. Ma ti ricordi la tua prima notte d'amore, l'ultima, quando è stata? La prima? La prima volta. Ah, sì, me la ricordo. Stupido. Ah, vuoi che te lo dica o no? No, me lo devi dire. Dov'è certo. Il burro? Hai aperto il burro? Te lo taglio io? Sì, ma un bel po' perché è il condimento. No, di più. No, ma... Rispondimi alla mia domanda. Guarda, sì. Guarda, bisogna la accendere prima qua. La prima volta, intanto accendi ecco, mettiamolo quello. Qua. Bestia. Questo qua deve essere ad alto... Col... Mamma mia, fallo so... andare che si deve sciogliere. Ok. Vai. Bene, la prima notte. Dimmi, com'è stata la prima notte? Orribile è stata. Perché che la prima successo? Volta è sempre così, È vero, anche per sì. Me è stato così. Che è successo la prima notte? È stata talmente orribile che non l'ho fatta. Sì, certo. Iva, dimmi che cosa hai fatto la prima notte, scusa. Amore, io ero un po' ingenua, lo sai. Avevo 26 anni, avevo già vinto il Festival di Sanremo ed ero vergine. Ero vergine. Sì, lo so. Perché allora una donna di 25 anni poteva ancora essere vergine. E l'ultima è stata, forse. L'ultima vergine.
della storia. Io ho 35 anni. No, non è possibile. Una bilancia anni. In questa casa, così lussuosa, non c'hai manco la bilancia. E perché la bilancia butta? La bilancia è per pesare gli spaghetti. Hai ragione. Vabbè, faccio così. Tu fai, vedi, sì, quello che fanno tutti. Così. No, se no, ecco, ma allora di me, vai via. Raccontami per la prima notte. Allora, dai, prima notte io mi ha detto, vai, mio marito, poi è diventato mio marito, vai in questo albergo. Proprio, che, proprio con Tonino, Tonino la prima sì, volta. Sì, la prima volta è stato con lui. Vai in questo albergo che domattina ti vengo a prendere perché dovevamo andare, perché avevo vinto Sanremo, dovevamo andare in televisione, così. Mi ha detto, ti mando su, non avevo mangiato, hai capito? Ti mando su un po' di frutta e un... qualcosa, invece me l'ha portata lui. No. La frutta è anche meraviglia. Una bottiglia di champagne. Ah, ha fatto proprio tutto. Io non ha fatto tutto il film, ha fatto tutto il film. No, nel senso che una strategia. Dov'è il coperchio? Io te non avevo il coperchio. Cosa facciamo di questo? Astemia. Aspetta. Le uova, dove sono le uova? Ma fai la carbonara? No. Viva. Questo sono gli spaghetti alla poverella, perché voi due... Siamo due poveracci. Due disgraziati. Prego, sì. Ascoltami, Iva, va, continua. Mi piace la prima notte d'amore, chissà perché. Va avanti, no, allora. Vabbè. Io l'ho fatta a 35 anni. Comunque, hai fatto bene. Sì. È stato un... Lui... Era tanto che insisteva. Lo credo. Come tutti gli uomini, quando... Quando è ora. Quando è ora. È ora. Tra noi è finita così. Domani non ritornerai più. No, è ora, ma io sono rimasta sconvolta. Da lui? Sì. Perché? Cosa hai visto? Speravo. Che cosa ho visto? No. Ho visto una roba che non ho mai visto, ma m'ha fatto paura. Non l'aveva mai vista una cosa perché così. Perché era fornitissimo, eh? Ma di che cosa? Era mica come te, sai. Non scordarti di me. È andata comunque. Va bene. È andata, è stato molto piacevole, una serata meravigliosa. No, non è stata piacevole, però dopo ho scoperto dopo che invece poteva essere anche molto piacevole. Ma la seconda, perché naturalmente, perché il sesso, notte... ragazzi, voi che siete esperti, che siete sì. veri uomini. Io? Sì, più o meno. Sì, ma lui come può? E io tu, come posso, come pure puoi. Io. Il sesso è fondamentale. È importante in una coppia. È importantissimo nella coppia. Ti ho visto andar via senza di me. Lui ha detto che è rimasto vergine fino a 35 anni. Prima cosa hai fatto? Prima? Ha rischiato di diventare cieco. Lo sai che si diventava cieco, eh? Lo sai, eh? Il prete diceva non fate certe cose perché... potresti diventare cieco. Ah, sì, effettivamente. Vedo che lui non ci vede. Non ci vedo più. Sbucciami. L'ultima volta quando è successo? Una forchetta. Amore, ma c'è tante cose, guarda dove sono. L'ultima qua? Volta è successo 20 anni fa. Niè! Non ci credo neanche, guarda, 20 anni fa non no, ci credo. No, beh, a una certa età, adesso io scherzo sempre, ma le cose si rallentano. Ma tutto, poi no, va da sé. Ogni stagione va per conto suo. Certo. Quando arriva l'inverno. Qualsiasi età, adesso io l'ho già detto. Ma anche una volte. Troppe volte. E poi mi uccidono. E infatti, non ripetono. Ma perché fai sempre la solita domanda? Ma no, ma siccome è una mia amica, io ho una mia amica, se lei mi chiede, io vabbè, che cosa faccio? Una settimana fa, va bene? No. Sì. Ma con chi? No, ma con chi? E questo è il punto. Contro questa chi? È la domanda. Contro chi? Ragazzi, vi posso... Madonna, una ma settimana perché fa... devo sempre parlare di sé? Ma infatti. Allora, vi posso dire parla che alla lei. Mia età... Ecco. Senti. È una cosa... Bellissima. È diventato petrolio questo, eh? Ecco, adesso lo cambio, sì. Perché... Guarda cosa è diventato sto coso. Ma va bene, qual è il problema? Scusami. Perché chi lo mangia? No, lo rimetto su, dai. Iva, ascolta, amore. Dico, io vorrei sapere le malinconie della Zanicchi. E io voglio sapere dov'è il burro. Il burro è qua. Ecco, quando ti prendono le malinconie, com'è che li scacci via? La stessa domanda la voglio fare a Piero. Sì, sembriamo la famiglia Adams, sembriamo noi tre. Iva?
Sì. Come scacci le malinconie? Io adesso da... Ma che c'entra lui? No, scusa, rispondi a me. Seguirò anch'io la famiglia Adam. Ecco. No, io parlando seriamente, io sono anche una donna intellettuale, anche se dicono a volte che sono volgare. Ma io scrivo, amore. Io ho scritto quattro libri da per me. So, da per me. Grande successo, tra non l'altro. Non mi ha aiutato molti nessuno. È vero che molti se li fanno scrivere? Ah, io non lo so questo. Ma tu lo sai, ma non vuoi dire i nomi. Io no, lo so. Non voglio dire i nomi. Ascolta, comunque... ti volevo raccontare questa barzelletta. Scusa, posso? Sì. Dai, stai zitto te. Sì. Allora. Ma ci sono delle parolacce? Sì. Mettiamo i beep, mettiamo i beep dopo. Da te perché no, 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 tu se dici... metti il beep non lo mettiamo. Quando tu dici le parolacce, ma è come se fossero dei baci. Appunto, perché... allora c'è un signore che va da un giudice. Senti dice... quanti baci dice adesso. Dice, vai. Senta, io voglio cambiare il nome. Mi vuole chiamare Marilena? No, voglio cambiarmi il nome. Dice, ma scusi, ma come si chiama lei? Mi chiamo Giovanni. Ah, dice, lo capisco. Capisco che può essere imbarazzante. E come vorrebbe essere chiamato? Cazzo Giuseppe. Sono due baci soli, però detti bene. No, sono solo due questa baci. È bella. No, è molto bella, metti... sì. È chiaro, sono truccato amore, poco, anche bene. Vengo qui, mi sbatti in cucina, c'è un caldo amore, da morire. No, ma qui si sta morendo. Senti, ma quella notte... Assaggia lo spaghetto. Ascoltami, ma... quella... assaggi tu, amore, no. No, io non ancora. Senti, ascolta, Iva, quella notte pazzesca con Richard Burton... Ancora? Cosa è successo? Ma che dumaro... Beh, ancora. Sto parlando di un grande attore, scusa, l'ex di Lindsay. Ma no, era uno scherzo perché... Ma, come, ma che scherzo che ti ha seguito fino, no, fino alla porta dell'hotel? Vabbè, ha bussato la porta, ma io non gli ho aperto. Allora, Richard Burton scherzava con Walter Chiari. Dopo lo sapevo. Però io non ci credo, Iva. Aveva questa... fatto una scommessa con, non ti dico con chi. No, con chi? Che ma mi scusami, avrebbe portato ma sei a qui? Londra per fare un dispetto a Walter Chiari, perché io ero in compagnia con Walter, dovevamo debuttare a Palermo. E lui aveva detto a questa persona: io porto via la prima donna Walter e gli faccio un dispetto, perché lui deve debuttare e non ha più la prima donna. Comunque non è successo niente con Richard Burton. No, giuro, non è successo ecco, niente. Ecco, non ci credo, comunque io... Ma comunque no, lo giuro. Ma questa, vabbè, ma questa naturalmente va nella mia testa. Tu pensa che una volta io ho intervistato Lucia Bosè, la quale parla mi diceva... Con lui, Iva, parla con lui che devo assaggiare qua. Ma no, ma tu, io voglio che tu lo sappia. A un certo punto si parlava di corna. Sì. Dico, ma quante corna ti ha fatto, dico, Dominguin? E lei mi fa, guarda... Io trovavo le donne dappertutto, però quando arrivavo a casa io dovevo chinare la testa così. Avevo chiaro. Perché avevo... Ma scusa, Domenghino era un torero, le corna ce l'aveva per forza. Scusa. No, per tutte le corna che lei... Che sì, lei, ho capito, ma lui di era corna. Era in quel periodo, naturalmente, quando lui si era innamorato pazzamente di Ava Gardner. Ad esempio, tu quante corna hai fatto, Iva? A parte le corna, sei capace? Non sei capace. Ma adesso mi sono capace? Tu, e le due c'è? Uova, lì. Cosa devo fare? Che devi fare con le uova? Le metti qua. Iva? Spegni! C'è altre due uova? Aspetta un attimo, vieni. Well, everybody said about the bird. Togliti. Ma non hai uno scolapasta! Sta diventando un incubo. Ascoltami, Iva. Quando ci sei tu vicino a me, ma perché adesso a un certo punto dici... Ma stavamo così che bene. È una tua amica, la Vanone è una tua cosa amica. Cosa faccio delle uova? Orietta perché queste sono pronte. Orietta è una tua amica. Mi vuoi dire se non mi manca... Smettile dentro! Ma per tagliarlo, con cosa lo tagli? Ma no, questo dai, fa lasciami schifo. Fare, perché io ti ho fatto una domanda adesso. Ma sì, ma non me ne frega niente. Adesso no, aspetta. No, dimmi, questa rivalità. Ma esistevano queste rivalità, Iva? Ma sì, io le avrei ammazzate. Dai, metti su lì. Puoi prendere questo? Questo è un altro oddio! Ma no, c'ho il vestito, guarda, ma no! Non è stato capace di mettere dentro il quarto uomo. Guarda, no. Figlio buono, ma si può! La Vanoni? Sì. Dimmi, che pensi? Invita la Vanoni, mettila in cucina che ti manda a fanculo dopo 3 secondi. Lei la devi trattare come una regina, mica come una sguattera come hai trattato me. Formaggio! No, ma veloce adesso! Metti dentro anche il frullatore! Il condimento è solo questo! Va bene, vabbè. Avete questo, il numero dei NAS? Scusami! Cosa c'hai lì? No, niente, c'ho per vomitare, sono pronto! No! No, no, è buonissima, questa, guarda! Questa è una pasta ecco, buonissima! Certo, è favolosa! Assaggiamola, quella, dai. Almeno assaggiamola. L'ho fatta anche in un momento disgraziato. Questo che urla, non trova il sale. No, non ma infatti, le mosche. Dai, amore, le mosche che ronzano, le zanzare. Mosche che, vediamo come questa pasta. Dai, lo so, fa schifo, ma io vediamo. Questa la faccio bene di solito. 5 minuti.
In effetti, no, cioè, considerato come è stata fatta... In due minuti, quasi come si chiama pasta povera? È venuta, è la pasta dei poveracci. Ah, che buona! L'ha detto lei. L'ha detto lei. Sì, andiamo nel divano, vieni. Ok, dai. Grazie. Andiamo, perché qui c'è un calore. È stato un inferno. Da morire. Ah. Sono molto provato. Ti prendo un po' di uva. I pensieri fissi. Sì. Generalmente sono sempre due. Sempre due. Uno, la felicità. Sì. E l'altro, la morte. Un giorno non ci saremo più. La morte. Ecco. Io, ad esempio, non ci penso mai. Io penso ci penso soltanto, sempre. Io penso soltanto alla felicità. Alla felicità. E basta. Tu, Iva, cosa pensi? Da un po' di tempo penso più alla morte che alla felicità. Perché? Non è da me. Beh, per tante cose che sono successe. E poi credo che sia naturale. Arrivata una certa età, bisogna fare anche certi conti, no? Io camperò 120 anni, però bisogna anche pensare a quello, sinceramente. Ma poi dopo i due anni di pandemia, la precarietà che viviamo è tale per cui che non riusciamo più a vedere il domani, vediamo la mattina. E quello ti porta a essere ovviamente meno allegro e più pessimista. Su di me davvero è cambiato l'umore, il carattere. Per tutti. Sono sempre allegra, ridanciana, dico le parolacce, le cose. Però la morte di mio fratello, che è morto di Covid, come per te, la tua mamma, beh, ha lasciato un segno profondo, c'è poco da dire. Poi quando sei in pubblico è giusto, doveroso, non farlo pesare, parlare, ridere, scherzare, raccontare barzellette, cantare, però rimane. Io sono stato fortunato, tu sai benissimo la storia che ho avuto io con il mio melanoma. E quando sono arrivato dallo specialista, mi ha detto bisogna togliere subito questo neo. Io avevo questo pezzo bellissimo, mi sono innamorato di tuo marito con un successo straordinario, che non ho goduto quel successo là. Mi ha detto, Malgioglio, lei non parte da nessuna parte, deve andare in Brasile per la promozione con la TV Globo. Mi fa, lei non va da nessuna parte, che bisogna subito operarlo. E se non mi avesse operato, io se fossi partito in Brasile, non ci avrei neanche pensato e avrei avuto 5 mesi di vita. E io devo dire che sono stato fortunato, per questo io adesso voglio soltanto la felicità, bene il lavoro, bene tutto, però quando c'hai la gioia di avere degli amici come voi, perché poi voi fate parte della mia vita, e questo io ve l'ho sempre detto. Ecco, parliamo di una cosa, Piero, il talento. Che cos'è il talento? Talento, è una bella domanda. Talento penso che sia quella cosa per cui si fanno cose difficili in modo semplice. Per te invece, Iva? Beh, una definizione, come ha detto, è sublime. È il tutto, il talento è quello. Sei inconsapevole, in fondo. Sei inconsapevole, abbiamo culo. Perché se ne sei consapevole non è più talento. Amici telespettatori, buonasera. Chi vi parla è Lello Bersani dal Lido di Venezia, dove tra non meno di un'ora calerà il sipario sulla 49esima edizione del Festival Internazionale del Cinema. Io devo dire, poche persone io stimo profondamente, artisticamente parlando, cioè Renzo Arbore, lo dico sinceramente perché per me è stato il maestro, per un certo verso, e lui, Chiambretti. Tu sei un genio, per me. Beh, adesso non esageriamo. No, per me sì. Sì, grazie. Per me sì. Beh, detto da una grande artista, fa piacere, però chi si loda si sbroda. No, si sbroda, ma non l'hai mica detto, te l'ho detto io. Non l'ho detto io, non l'ho detto. Allora, in qualsiasi momento, guarda, io adesso ho altri progetti, ma io lascio tutto. Se tu avrai bisogno di me, questa è un'altra sviolinata, ci siamo tutti, è meglio, l'ho detto anche io prima. È sincera, io ci sono, ricordatelo. Grazie, mi fa molto piacere. Mi raccomando, resistete come noi e come Gillo. Anzi, Gillo, resisti almeno ancora un anno alla faccia di portoghesi. Buon divertimento e godetevi l'arcobaleno. Una cosa che a me mi ha commosso molto, però te lo dico con gioia, con grande sorriso. Nel tuo libro tu hai detto che io sarei stata la sorella tua perfetta. E io voglio dirti, io non ho avuto mai un fratello,
perché se tu fossi stato mio fratello, io avrei, che ne so, io sarei stato l'uomo più felice del mondo avere un fratello come te. Chissà quante bastonate mi avresti dato, quanti consigli sani mi avresti dato. Each morning I get out my dialing, can't barely stand on my feet. Però una sorella come me, è bello che me lo dice Chiambretti. Certo. Una sorella come lei ce l'ho da una zia, vita. Dai. No, 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 siamo fratelli e sorelle, io e te. Però sentirmi chiamare sorella da te è troppo bello. Siamo una bello. Bella famiglia. Sì. Il ecco. fatto che tutte e due ti stimiamo lo stesso modo. E siamo qua, vero, però, vero, siamo qua tutti e tre. Per finire, la solitudine. Che cos'è per te la solitudine, Iva? Ma spesso e volentieri, che è una cosa che tutti temono, ma la solitudine a volte è riflessione, pensare. Io, per esempio, nel mio piccolo, nel mio grande, non lo so, io scrivo libri, ne ho scritti 4, l'ultimo sta circolando, speriamo che non rientri alla svelta. Sì, un altro giorno verrà, e dicono che sia un bel libro. Io ho bisogno della solitudine per poter fantasticare, pensare, elaborare i miei personaggi e scrivere. E per perché scrivere è meraviglioso. E lui per lo mio può fratello dire. Piero? Ma io faccio la differenza tra solitudine e solitario. Cioè, il solitario mi piace perché è una scelta. Certo. La solitudine, insomma, può essere anche molto, molto dolorosa. Posso farti un regalo? Ma certo. Un regalo con una voce, penso, diciamolo pure, una delle voci più belle che noi abbiamo in Italia, in assoluto, potente, aggressiva, grande personalità, e quando interpreta questo brano ci commuoviamo quasi tutti. Senti che ti faccio sentire. La mia solitudine è bella. Canta bene, è intonata. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché. Sì. Se a testa bassa vado via. Se a testa bassa vado via, per ripicca senza te. La mia solitudine sei tu. La mia è una canzone che mi ha dato tantissimo. Guarda, forse la canzone... Ma chi l'ha scritta? Bella. Chi l'ha scritta? No, no, no. È Roberto Carlos ha fatto il italiano, testo in italiano, l'ho fatto, lui. L'ho fatto io. E pensare che la Zanicchi non la voleva neanche fare. Capito. Ma questo non è vero. Te lo sei inventato tu. No. Ma sai quante canzoni io... Dillo quante. Perché 150. Era... 150 canzoni ho cantato. Quando il signor Malgioglio era un bambino, che mio suocero diceva questo è un talento, verrà fuori alla grande, e mi faceva cantare tutte le sue schifezze, che poi è diventato grande, no. Ma dopo, ma all'inizio, Cristiano. Ma, come? Ma hai fatto delle cose bellissime dopo, con me. Dopo, stupende. Ecco, addirittura ho lavorato per te, ho fatto dei testi di Sergio Mendez. Ma Iva, stupendo. È lui che scrive le sue canzoni, perché è una leggenda che le scrive un altro. No, amore, questa è una cattiveria, no, dillo, che gira, dillo, che va dillo, in giro, dicono, dillo, ma non le scrive lui. Allora, secondo voi, da 40 anni, 50 anni ormai... E chi è questo qua? Qualcuno che gli scrive la soffitta. Quello sarà già morto mille volte. In sala di incisione ha la capacità di cambiarti all'ultimo, io dico Cristiano questa cosa non me la sento di dire questa frase, e lui viene lì, track, te la cambia. Ah, vedi, abbiamo chiuso la grande, è vero, no, giuro. Perché io mi immagino questi in una soffitta che non prende neanche la SIAE, nascosti, che gli scrivono le canzoni. Comunque è stato bello averti, Piero, è bello, no, averti, grazie. Io vi amo, vi adoro, la mia casa è la vostra casa. Però è bellissima la tua casa, veramente, complimenti bella. All'architetto. All'architetto, sì, complimenti. Sì, è vero. Ah, no, sì, molto... non l'ho conosciuto. Non l'hai conosciuto? Perché devo pagare ancora il mutuo. Perfetto. Ah, ecco, perché, no, è molto carina, funzionale, simpatica. No, ma poi elegante. Ti assomiglia. Bella. Bella. Grazie, grazie, sì. grazie, grazie.